Prima di iniziare il video, no, non stiamo parlando di quell'Loki della Marvel, della serie TV, no, qui si parla di Loki, la divinità della mitologia norrena. Ok? Iniziamo immediatamente col video. Caro clan, bentornati sul canale del clan del Vichingo. Oggi un video importante. Ci ho messo un bel po' di tempo a farlo perché lo volevo fare il più completo possibile, con più fonti possibili. E a proposito di questo, ringrazio Giorgio dal gruppo Telegram che mi ha fornito un bel po' di aiuto e dei bei spunti. Prima di iniziare, come sempre, a parte la premessa che questo non è un video dedicato a Loki della Marvel, non c'entra assolutamente nulla, ma prima di iniziare vi invito ovviamente ad iscrivervi qua sul canale, a commentare, a condividere e se avete altre fonti scrivetemelo nei commenti, perché non si finisce mai né di imparare, né di studiare, né di crescere. E a proposito di crescere, c'è anche il gruppo Telegram. Banda di ciance, abbiamo già perso troppo tempo. Iniziamo. Parliamo di Loki. Chi era Loki? Ebbene, Loki, per quanto ne sappiamo, è un dio appartenente alla stirpe degli Asi. E già qua qualche domanda ce la possiamo fare, perché come sappiamo benissimo, Loki ha un carattere, possiamo dire, molto, molto ambivalente. In che senso ambivalente? Beh, lo vedremo nel corso del video, ovviamente. Andiamo un attimo a ricercare le fonti più antiche dove parlano appunto di Loki, e uno dei poemi più antichi risale addirittura al X secolo ed è scritto da Theodulf di Vin. Theodulf di Vin, per chi non lo sapesse, era amico di un certo Harald Bellachioma, che poi approfondiremo qua ovviamente sul canale. Ebbene, lui compose un poema abbastanza breve, erano 12 versi alla fine, e questo poema raccontava ciò che vedeva raffigurato su uno scudo, e su questo scudo c'era appunto l'immagine di Loki. E lui compone questi 12 versi, questo poema, dove narra appunto una delle prime leggende in assoluto, dove si parla appunto di questa divinità. Cosa successe poi? Successe poi che Snorri prese questo poema di appena 12 strofe, come abbiamo già detto, e lo mise in prosa. Lo mise in prosa per agevolare la lettura e diciamo la facilità di apprendimento di questo poema, ma ci aggiunse qualcosa. E questo poema adesso ve lo leggerò in maniera breve, in maniera molto breve. Egli narrò che tre potenti divinità erano insieme in viaggio e durante una sosta stavano preparando un bue per il pranzo. Il cibo tardava a cuocersi e Odino pensò che doveva pur esservi una causa di ciò. Il gigante Tiazi era volato giù sotto forma d'aquila e si era appollaiato su un albero sopra gli dei. L'aquila, chiedendo la sua porzione, planò giù dall'albero, afferrò le quattro zampe del bue e divorò la carne avidamente. Presso l'albero, fino a che Loki lo colpì con un palo. Il palo si conficcò nel corpo dell'aquila e Loki restò attaccato ad esso, in modo che quando l'aquila volò via, trascinò con sé anche il dio atterrito. Spaventato, Loki chiese grazia. Il gigante gli propose allora di portargli Idun, la dea che, sola, conosceva il rimedio che impediva agli dei di invecchiare.
Loki mantenne la promessa e gli dei, invecchiati, con i capelli bianchi e malandati in salute, si riunirono e minacciarono di punire Loki se non riportava indietro la loro amata Idun. Allora Loki si trasformò in falcone, riprese Idun e tornò in volo ad Asgard, portando la dea mentre il gigante lo inseguiva dopo aver ripreso la sua forma d'aquila. Nel frattempo gli dei avevano acceso un gran fuoco. Il gigante aquila vi precipitò dentro e fu bruciato. Ebbene, già qui abbiamo notato che comunque sia Loki è appartenente alla stirpe degli asi, però fa queste cose. E qui c'è un attimo da pensare. Ma quindi Loki è davvero questa divinità solo malvagia, solo farabutta, solo tendente al caos? No, non è solo questo. Vi ricordate nella Voluspa, dove a un certo punto Odino insieme a Oenir e a Lothur camminavano per la spiaggia, videro due tronchi e li trasformarono nelle prime persone, nei primi umani? Certo, l'ho parafrasata in maniera assurda, però il senso è quello. Ebbene, questo Lothur chi è? Molte fonti associano Lothur a Loki, appunto. Associano Lothur a Loki, quindi queste tre divinità che diedero vita agli uomini erano Odino, Hoenir e Loki stesso. Cosa diede Loki stesso? Loki stesso diede il bell'aspetto e il calore. E vi starete chiedendo magari il perché del calore. Bene, da qui deriva l'antica tradizione, usanza e pensiero dove si associa Loki al fuoco. Perché in antico fiamma si diceva Logi. E questa è una delle fonti maggiormente, diciamo, avvalorate da questa tesi, dove appunto si pensa che Loki sia legato alla fiamma, al fuoco, quindi una divinità legata a questo elemento qui. Ma come nasce Loki nel senso mitologico? Chi sono i suoi genitori? Guarda il caso, anche qui troviamo un parente, un genitore di questa divinità di origini gigantesche. Ed era Farbauti, si chiamava così. Invece la mamma di Loki si chiamava Laufey, oppure in altre fonti viene chiamata Nal. Ma come vi ho insegnato sempre qua sul canale, cosa significano questi nomi? Ebbene, possiamo trovare il loro significato proprio nella parola stessa, perché questi nomi, scusate un attimo di interruzione, ma questi nomi hanno un significato vero e proprio. E appunto Farbauti significa colui che colpisce pesantemente. E associandolo alla figura del gigante possiamo ben capire l'importanza e la forza di questo gigante. Ma Laufey oppure Nal, cosa significa? Ebbene, vado a leggerlo, ho preso degli appunti. Laufey significa ricca di fogliame, oppure colei che dà fiducia. E Nal, invece, Nal è sottile come un ago, significa sottile come un ago proprio, oppure dea dei cadaveri. Dea dei cadaveri. Wow! Vi fa venire in mente niente? Forse a qualcuno è già venuto in mente qualcosa. Molti sanno che Loki ha avuto tre figli con Angerboda. No, non ha avuto solo tre figli, ne ha avuti molti di più, ne ha avuti sei di figli. Quelli più famosi, diciamo così, tra virgolette, sono Fenrir, il lupo gigante, El, colei che dimora, passatemi il termine, gli inferi norreni,
e il serpente di Midgard. Ma non ha avuto solo questi. Vado a leggere dai miti nordici. Un altro figlio di Loki è Sleipnir, il cavallo di Odino, della quale vi ho portato già qui come nacque, che il dio generò dopo essersi trasformato in puledra. Con Sigyn ha avuto invece il figlio Narfi e probabilmente anche Vali, che di questi è detto fratello. Ma Loki è considerato anche il padre delle streghe. Ed è un'accezione, è un titolo molto, molto, molto importante, perché vi faccio una domanda. Qual è l'arma di Loki? Non ne ha una specifica. Lui usa l'inganno, usa la magia, usa il veleno, ma non ha un'arma come per esempio Odino ha la lancia o Thor ha il martello. E qui torna di nuovo in gioco l'ambivalenza del carattere di Loki, perché quanti di voi sanno che Loki ha stretto un legame di sangue con Odino stesso? Quindi c'è un po' questo contrappeso, sì, ha creato gli esseri, wow, ha creato il lupo che mangerà Odino, per capirci, però ha creato anche gli uomini. Sì, lui darà il via al Ragnarok, e ci arriveremo dopo a questo, però ha stretto un patto di sangue, una fratellanza di sangue con Odino stesso. Quindi stiamo parlando di un dio che è quasi sempre in contrapposizione in quello che fa. Ma da dove deriva questa accezione? Scusate se ripeto questo termine, ma oggi mi piace particolarmente. Noi tutti sappiamo, o se non lo sapete ve la cito un attimo, di quando Loki fu incatenato e la moglie di Loki, la sua amante, diciamo così, era lì per impedire al veleno di gocciolarli sulla testa. Questo racconto ha molte, molte influenze cristiane. Dobbiamo sempre ricordarci che Snorri, per quanto ha il merito di averci riportato testualmente tutte le tradizioni orali di quel tempo lì, ma non dobbiamo mai dimenticarci che Snorri stesso aveva molte influenze cristiane, e ve l'avevo anche accennato e più o meno spiegato nel Ragnarok. Infatti prima ho citato proprio il Ragnarok. Si dice in alcune fonti che quando Loki si toglierà dalle catene, darà inizio al Ragnarok stesso. E non dimentichiamoci di quando Loki fu il mittente dell'uccisione di Baldr, quello era l'inizio della fine, praticamente. Ci vedete qualche connotazione? Se no, ve le spiego. Loki è molto spesso associato alla figura di Satana, e come sapete, se avete visto i video di Baldr, Baldr era associato all'innocenza, al candore, alla purezza di Gesù. E queste cose hanno influenzato le varie leggende, perché come vi ho detto prima, i testi più antichi risalgono a Théodulf, ma poi li prese Snorri e ci aggiunse appunto le influenze cristiane che stava vivendo in quel periodo storico. Quindi stacchiamoci da questa cosa. Loki sì, può avere alcune assonanze, diciamo così, passatemi il termine, con la figura di Satana, ma sono state influenze arrivate più tardi rispetto a quando fu creato, a quando fu narrato per la prima volta il dio Loki. Molto spesso è
se siete iscritti a questo canale da almeno 2 annetti. Avete seguito anche le live che feci su Loki. Se non le avete seguite, se non le avete viste, ve le lascio qua sopra, come sempre. Ma quando si parla di divinità, vi accenno anche al culto della stessa. Ebbene, non esiste il culto di Loki. Parlando storicamente, non ci sono toponimi che rimandano a lui, perché appunto c'era questa avversione verso questo dio nella quale nessuno si sentiva di venerarlo o dare il nome di una terra a Loki o il nome del proprio figlio legato a questa divinità. La sua natura demoniaca di nemico dell'ordine cosmico risalta tuttavia in molte circostanze. Così, nell'invettiva di Loki, egli scarica sugli dei riuniti a banchetto una lunga serie di pesanti ingiurie con le quali si propone di distruggere la pace e l'armonia del loro convitto. Così aiuta il gigante Thiasi a rapire Idun, dea cui sono affidate le mele dell'eterna giovinezza, così induce Thor, difensore dell'ordine cosmico, ad avventurarsi disarmato nel recinto del gigante Geirrod, oppure azzoppa uno dei suoi capri più sacri. Per questo, inoltre, in un mito nel quale vengono sottolineate le sue qualità buffonesche, egli si contrappone a Thor, dapprima tagliando i capelli della sua sposa Sif, poi disturbando il nano Brock intento a forgiare nella fucina il martello Mjolnir, arma preziosa del dio. Ebbene, caro Clap, è un video un po' lungo dove vi ho dato alcune informazioni, non tutte, ci sarebbe da fare una serie su Loki, e non parlo di quello della Disney, mannaggia a loro che... Vabbè, non è questa la sede. Ci sarebbe da fare una serie di video, ma questi video, i parliamo di, come lo è stato quello di Parliamo di Freya, è solo uno spunto per dirvi in linea generale proprio chi era quella divinità. Ovviamente qua sotto vi metto i link dei libri che ho usati, li potrete comprare con un po' di sconto. E se li comprate, ovviamente aiutate il canale a crescere e a diventare sempre più forte e prepotente, diciamo così, qua su YouTube. Bene, caro clan, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, come sempre, mi piace, commenti, ma soprattutto condividete, perché dobbiamo arrivare a 5.000 guerrieri alla fine di quest'anno. Dal clan del Viking è tutto, ci vediamo ad un prossimo video.